Domenica 28 giugno. Luca 17, 26, 30.33. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù disse: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così, chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà. Ma chi la perderà, la manterrà viva». Buongiorno. La liturgia di oggi ci propone un Vangelo abbastanza complesso, che potrebbe essere facile fraintendere se ne dessimo una lettura un po' superficiale. Gesù infatti ora sta parlando ai suoi discepoli, dopo aver risposto a una domanda dei farisei su quando si sarebbe rivelato il regno di Dio che il rabbino di Nazaret ormai da tempo stava annunciando. E così ora Gesù, dopo aver detto che il regno di Dio non viene annunciato dallo squillo delle trombe e dagli effetti speciali, ora sembra quasi contraddirsi, parlando del diluvio universale, della distruzione di Sodoma e di Gomorra ai tempi di Lot, entrambi episodi che nella logica comune e nella teologia rabbinica venivano interpretati come segni dell'ira di Dio che punisce il peccato e la depravazione dell'uomo. Ma ora Gesù, che dice che il regno di Dio non si impone con violenza sugli uomini, chiede ai suoi discepoli di cambiare la loro mentalità, di smetterla con quelle interpretazioni semplificatorie e banalizzanti che vedono in Dio una forza punitrice, un'ira che si scaglia contro chi sbaglia. Nessuna nuova inondazione, nessun fuoco dal cielo a distruggere i peccatori. Il regno di Dio si manifesta piuttosto nella vita di chi ha il coraggio di donarsi per amore. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Chi perderà la propria vita invece la salverà. E a dare l'esempio sarà Gesù stesso, che di lì a poco accetterà la croce, perdendo agli occhi del mondo la sua vita, ma di fatto mostrandoci come anche noi la possiamo salvare, solo se siamo disposti a perderla. Perché la vita è un po' come la sabbia del mare. Più si cerca di trattenerla stringendo il pugno, e più questa sfugge tra un dito e l'altro e torna per terra. E così è la nostra vita. Più la stringiamo, più cerchiamo di proteggerla con quelle false certezze che ci costruiamo, i soldi, la fama, il potere, il riconoscimento, più sarà proprio questa stessa stretta a farcela sfuggire di mano. E invece solo chi saprà trasformarla in dono la manterrà viva. È come il chicco di grano. Se ha paura di lasciarsi penetrare dal buio e dall'umido della terra, non metterà mai radici e non diventerà mai spiga. Solo se accetterà di donarsi alla terra, allora potrà dare frutto. Per vivere fino in fondo, ci dice oggi Gesù, occorre abbandonare ogni nostalgia del passato e ansia del futuro, per lasciarci abbracciare da quel dono immeritato che abbiamo ricevuto e che è la vita stessa. Chiediamo oggi il dono di una vita che si sappia trasformare in dono, come hanno fatto i grandi santi della Chiesa. Abbastanza coraggiosi da non fidarsi solo dei propri piani sulla vita, ma capaci di fidarsi di un Dio che ci ha mostrato che l'unico modo per mantenere la vita è quello di perderla. Buona giornata.